Ciao, Tick. La professoressa Weasley mi ha detto che volevi parlarmi del telaio. Salve, sì. A proposito, Tick ha pensato che... La stanza pare ritenere che ti serva più spazio per i tuoi animali. Come diceva Tick, Tick ha avuto un'idea. Tick sa come collaudare il capo di abbigliamento che hai migliorato con il telaio incantato. È come aiutare un vecchio amico. Cosa intendi? Un elfo domestico di nome Tobbs recupera succo di sanguisuga per il suo padrone in una caverna vicino a Hogwarts. Il padrone di Tobbs non gli permette di uscire dalla caverna. Tick sa che è infestata dai ragni. È terribile. Lo è. Tick non ha notizie del suo amico già da un po'. Visto che il capo che hai intessuto col telaio ha un incantesimo che potrebbe essere utile, forse puoi provarlo mentre fai visita a Tobbs. Capisco. Lascia che ci pensi io, Tick. Troverò Tobbs. Oh, grazie. Ti prego, fai sapere presto a Tick come sta il suo vecchio amico. Questa deve essere la grotta di Tobbs. Farò bene a entrare. Lumos! Incendio! Lumos! Il padrone di Tobbs è orribile. Tobbs! Tobbs! Mi manda Tick! Ci sei? Lumos! Confringo! Revelio! Incendio! Confringo! Incendio! Incendio! Revelio! Incendio! Levioso! Accio! Difido! Incendio!
Fobbs è stato qui tempo fa. Deve essersi addentrato nella grotta. Difendo! Accio! Levioso! Incendio! Confringo! Revelio! Incendio! Incendio! Leviosa! Accio! Defingo! Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! La vedo davvero male. Incendio! Confringo!
Incendio! Descendo! Incendio! Legione! Difendo! Incendio! È durata fin troppo questa battaglia. Revelio! Incendio!
Revelio! Incendio! Revelio! Incendio! Revelio! Oh no, ho la sensazione che quell'elfo domestico sia Tobbs. Povero Tobbs, lasciato qui da solo coi ragni. Lumos! Tick, sono stato alla grotta. Splendido! Tick spera tu abbia portato i suoi saluti a Tobbs. Tick, mi dispiace dovertelo dire, ma Tobbs è morto. Alla fine non è riuscito a evitare i ragni. Oh, cielo! Tick temeva potesse succedere tutto solo in quella caverna. Povero Tobbs. Tick e Tobbs avevano lo stesso padrone. Quando egli morì, Tick e Tobbs furono separati. A Tick è sempre dispiaciuto che Tobbs non fosse stato assegnato a Hogwarts. Tick è fortunato a servire streghe e maghi così gentili come te. Tick sentirà molto la mancanza del suo amico e brinderà a lui con la morte nel cuore. Tick, mi dispiace davvero tanto per il tuo amico. Grazie. Sei molto gentile. Tick vorrebbe stare un po' da solo per pensare, se non ti dispiace. Scusami, posso chiederti un favore? Ciao, posso esserti d'aiuto in qualche modo? Piacere. Sono Saccharissa Tugwood e ho un'imperdibile proposta da fare per te. Forse potrebbe sorprenderti sapere che una persona del mio rango possa occuparsi di affari. Però voglio solo aiutare i meno fortunati. Un gesto davvero generoso. E non è tutto. Vedi, sto lavorando alla creazione di una nuova crema di bellezza. Una crema che libererà la nostra gloriosa scuola dai disgustosi foruncoli che vessano i nostri poveri compagni di scuola pubescenti. Ma ho finito uno degli ingredienti principali, il pus di bubotubero. Però i bubotuberi crescono nella foresta proibita. Intendo assumere qualcuno che me ne porti un po'. Cosa sarebbero questi bubotuberi? Delle cose disgustose ricoperte di protuberanze. Bisogna strizzarle e raccoglierne il pus. Hanno un odore terribile e si spostano da soli. Se non fosse per l'amore che nutro nei confronti dei miei compagni di classe, non mi ci avvicinerei mai e poi mai. Come diamine fai a sapere che il pus di bubotubero purifica la pelle? Non ci si può affidare agli incantesimi per migliorare il proprio aspetto. Se lanciati in modo sbagliato, potrebbero spostare le sopracciglia invece di sfoltirle. E questo è solo un esempio. La mia cara vicina l'ha scoperto a proprie spese. Poverina, d'ora in poi avrà un'espressione perennemente stupita. Sono convinta che le pozioni di bellezza siano il futuro. Cerco sempre nuovi modi per rendere il mondo più grazioso. Visto che il pus di bubotubero provoca i foruncoli, ho pensato che una versione alterata potesse rimuovere quegli abomini. E avevo ragione. Posso provare a cercartene un po' se ho tempo. Splendido! Lo farei io, ma non mi va. Mi serve solo qualche bubotubero. Però cresce spontaneo, quindi dovrei cercarlo nel bosco. I nostri sfortunati compagni contano su di te, non temporeggiare.
Nella foresta proibita, alla ricerca di Bubo Tuberi. Spero ne valga la pena. Questo è il posto che mi aveva indicato Sacarissa. Dove saranno mai quei Bubo Tuberi? No, bringa! Difendo! Lascio! Revelio! Te la farò pagare! La mia solita fortuna. Oh, che puzza terribile! Per fortuna ce ne servono solo altri 4. Revelio! Incendio, defido! Sei quel ladro di Griffin. Hai osato privarmi di una persona cara! Revelio! Ce n'è sempre uno, ma stavolta no, non ce n'è. Difendo! Tazzo! Non si arrenda. Incendio! Incendio! Lobione! Proteggo! Hai ucciso! Difendo! Incendio! Ricordo che tu ci abbrigo! Levioso! Cazzo! Incendio! Difendo! Incendio! Incendio! Lo prendo! Oh, sai che giochiamo in due leghe diverse, tu e io. Incendio! Revelio! Incendio! 8 zampe sono decisamente troppe. Revelio! Così dovrebbe andare. Ora devo tornare da Sacarissa. Sacarissa, ho trovato i Bubo Tuberi che volevi. Splendido! Spero che non sia stato troppo difficile. Posso averli? Ma certo! Felice di averli trovati per te. Grazie. Ecco il pagamento pattuito. Ora posso perfezionare la pozione per salvare i nostri poveri coetanei brufolosi. Non so chi dovrebbe essere più grato, se io e i nostri compagni di scuola foruncolosi. Un giorno il mondo magico inneggerà il mio nome e tu potrai dire: io la conoscevo,